buon mattino, buonasera, insomma, faccio un grandissimo saluto a tutti quelli che guarderanno il video in qualsiasi momento della giornata. Qui in questo momento ci troviamo al campo di San Francesco. Oggi, allora, siccome il mio è un canale di storia contemporanea, oggi è un giorno particolare perché con me c'è il pittore Sergio Bertinotti, un pittore famosissimo in tutto il mondo. Ha compiuto anche esposizioni a Mosca, pensate un po', in Russia. In questo momento oggi è un grande giorno perché è 80 è un giorno, giusto? Sì. Oggi 80 è un giorno e Edo Ciana ci dirà l'occasione perché oggi siamo qui, insomma. Niente, l'occasione è sua perché lui tutti i martedì, tutti i venerdì si cimenta con noi a giocare al pallone con anche ragazzi più giovani e il suo divertimento è quello, quando tanti della sua età vanno a cercare funghi e vanno al bar, lui per giocare al pallone, ed è stata la sua vita, la sua salvezza, io penso, e oltre a essere un pittore bravissimo è anche un calciatore che si dà da fare molto bene e si diverte su quello, anche con i giovani, e quindi bisogna dire che lui è una persona, cioè pochissime come lui ce ne sono in giro. Grazie, grazie, un po' generoso comunque. Allora, mi pare di aver sentito che il calcio comunque ti tiene vivo, ti aiuta ad andare avanti, insomma, ma c'è un rapporto di conciliazione tra il gioco del calcio e insomma nel lavoro nel realizzare le tele, cioè voglio dire il calcio l'aiuta in un rapporto di anche... Direttamente magari no, però indirettamente mi rilasso, mi scarico e per cui mi trovo poi bene di potermi dedicare alla pittura stando là seduto ore e ore davanti a una tela. Stasera oltretutto lui ogni anno, abbiamo i video dei suoi compleanni, siamo a 20-30 persone che l'accompagnano ai suoi compleanni. Questa sera facciamo una grande festa per i suoi 80, ma gli 80 che sul campo li fa, quindi meglio di così, penso che sia una cosa non da tutti essere, arrivare a questa età e giocare ancora a pallone. Freddo, caldo, neve, luce sempre. Grazie, Edo. Noi chiudiamo qui, auguri ancora, auguri di nuovo da parte mia. E... grazie a voi, molto gentili. Ragazzi, in questo momento state assistendo alla grandissima entrata di questo match che inizia adesso. Gialli contro il blu, adesso in onore di Sergio Bertinotti. Prima abbiamo assistito a un'esclusiva del pittore, grandissimo pittore, famosissimo in tutto il mondo. Ecco, li abbiamo davanti a noi in questo momento. Arbitrerà l'arbitro Ferri, nonché formatore degli arbitri, anche lui c'è qui, qui presente per l'occasione. Oggi grandissimo match tra amatori, ma per... volevo fare un grandissimo saluto anche ad Azzurra VCO che in questo momento è qui a riprendere la partita. Comunque, tornando a noi, adesso il gioco sta per avere inizio. Ripeto, siamo qui in onore del grandissimo pittore Sergio Bertinotti, nonché pittore famosissimo perché comunque ha esposto in tutto il mondo. Oggi è 81 giorno, come anche detto nell'intervista, quindi insomma è un traguardo degli 80 anni, diciamo. Allora, ecco, vediamo che vediamo i gialli sono dalla mia sinistra mentre il blu è alla mia destra, vediamo più là, ecco, vediamo lì Sergio Bertinotti, che ancora nonostante l'età, come potete vedere, gioca a calcio. Ecco che è appena iniziata la partita, i blu tengono possesso del pallone, passa dietro... Ecco il 10 passi in avanti, ma intervengono subito i gialli. Vedremo se riusciremo a assistere alla nazione di Sergio. Chiaramente non è facile, nonostante l'età. Ecco che prende il pallone e lo passa in avanti.